Vintage. Sulle mano, carissimi, ma che dico carissimi, cari è più che sufficiente. Buonasera a tutti, è il dottor Vintage qui con voi questa sera. Paola, perché sto qua stasera? Vieni con me Paola, vieni con me Paola, perché sto qua stasera? Io non lo so, perché? Che succede? Guarda, io mi sono allineata a te. Cioè? Per il tuo bellissima estro. Il tuo estro. Siamo estrosi. Siamo molto estrosi. Che siamo, estrosi. Ma molto estrosi. Molto, molto, molto. Dottor Vintage al Festival Italia in Musica. Grazie Paola, grazie, grazie. Poi quest'anno mi dice benissimo, l'hai saputo, no? Paradise con Pascal Vicedomi e poi sta uscendo TikTok, ti interessa questa cosa? Se ti interessa te l'ho detto, benissimo. Allora io sono qui, più basso Tony per favore, qui e fate un applauso, DJ Tony Cortese, dove c'è il Dottor Vintage, la musica vintage, revival, retro, antica, va bene? C'è lui, il mio amico Tony Cortese. Se c'è Dottor Vintage, se c'è Tony Cortese, ci sono loro. Fate un applauso alle Vintage Angels, eccolo, bellissimo. Più forte, se no non escono, perché loro si regolano in base al rumore, no? Eccole, bellissime. Dopo, quando saranno andate via, ve le presenterò, ok? Benissimo. Allora, devo vincere una scommessa con il mio amico Franco Renzi. Ecco, avete capito che sto qua perché c'è un'amicizia importante, no perché sono bravo, perché Franco mi ha detto Paolo c'hai 10 minuti, in 10 minuti ho fatto sempre un piccole lezioni sul vintage, sulla, soprattutto la musica disco, la disco music, l'abbiamo divisa per le altre serate per genere musicale, l'abbiamo divisa per anni. Quest'anno voglio fare in 10 minuti la storia della musica in ordine alfabetico, così stamattina mi sono stato così Paolo, va bene, sono alfabetico. E allora facciamo un esempio con la lettera A, la disco music. Sulle mano, vabbè, gli Alphaville, A, Alphaville. Allora, dobbiamo essere veloci, quindi 30 secondi, stop, 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 ti dico io, caro amico Tony, abbiamo fatto la lettera A, Alphaville, un gruppo tedesco, sì, anche i tedeschi hanno fatto la musica a disco negli anni 70-80, va bene? È un gruppo meraviglioso, adesso la lettera B, vediamo che c'è, eccola, Blondie, Blondie, bellissima, eccola, gli anni 80, chiamami tutti quanti ritornello, colmi al mio via, pronti? Via! Colmi! Allora, Blondie, 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 tienimi bassa Blondie, non me la togliere perché la voglio sentire, mi dà forza, ok? C'è qualcuno di voi che viene da Roma Nord? Qui alzi la mano chi viene da Roma Nord? Nessuno, benissimo, al solito, C'è qualcuno da Roma Sud? Roma Sud? Anzi, c'è nessuno proprio di Roma. C'è qualcuno di voi che ha sentito parlare di una città che si chiama Roma? Vediamo un po'. Ah, ecco, benissimo. Allora, Roma è una città dove c'è divisa in due, Roma Nord e Roma Sud, va bene? Noi siamo un gruppo di Roma Sud. A Roma Sud si dice le mano, ok? Non è un errore, proprio si dice così. Facciamo una prova, tutti quanti sulle mano. Ah, lo sapevate, benissimo. Allora, lettera D. Sei sicuro che la D? Sei sicuro? Ah, la C. Ah, è vero, perché prima della D c'è sempre la C. Che sciocco! L'alfabeto fonetico inglese. Ah, ah, fricca. È la storia della musica disco degli anni 70-80. Nile Rodgers, Bernard Edwards, gli Chic. Ah, fricca. Le Freak, se Chic, fricca. Oh. Lasciamela un secondo in più, che ce frega, dai. Allora, lettera C, la musica disco,
la musica disco degli anni 70 e 80, è la storia, no? Negli anni 70 e 80 la musica si ballava e si suonava con gli strumenti musicali, no? Vi ricordate gli Chic, Shalamar, Casey and Sunshine Band, Whispers e tanti altri, si suonava, va bene? E qui stiamo, sta finendo la musica suonata, inizia la musica elettronica. ABCD, D, D, sulle mani. Attenzione, chi non alza le mani gli si allaga la cucina. Questo tempo è facile, eh? Allora, alzi la mano chi come il dottor Vintage negli anni 80 aveva in camera il poster di Simon Le Bon. Vediamo, ecco, vedi, una, due. Due, vabbè, due. Meglio due che niente. ABCD, E. Dai, la British Invasion, l'invasione britannica, gli Eurythmics. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Franco, dai, non essere tirchio. Allora, stiamo alla lettera F, va bene? Cioè, ci mancano 10 lettere, fra 3 minuti, mi fai perdere la scommessa. Sei un lazzarone. Lettera, mettila. È l'unico austriaco da storia della musica dance degli anni 80. Falco, Der Kommissar. Grande Falco, se n'è andato via troppo presto, secondo me. Non voglio perdere la scommessa, sono 21 lettere, 21 canzoni. F, G. Abbracciatevi sul volume, fatemi sentire il volume, perché questa qui, da questo momento balliamo 45 minuti di lenti. Abbracciatevi, abbracciatevi. George Michael, Carlos Whispers, che canzone. Alzi la mano chi ha limonato per la prima volta con questa canzone. Vedi? Non è che abbiamo limonato io e te, no? Ok, a posto. Sulle mani tutti quanti, destra, sinistra, vediamo. Ecco, perfetto. Avanti, dietro, adesso. Ecco, arriva un po' d'aria, grazie, così, benissimo. Grazie, bravo. Allora, era la lettera, mi ricordo. Avanti con l'altra lettera, via, sulle mani, via. E allora, Human League. È la musica inglese, non giochiamo. Gli inglesi hanno monopolizzato insieme agli italiani, e tu lo sai, la British Invasion, sulle mani. Don't you want me, baby? Non me vuoi? Come te voglio? Volentieri. Fra, te spacco tutto io qua. Un minuto che c'ho 7 lettere, Franco, vai! A cannone, via! E allora? Ma tu mi vuoi tagliare su Just an Illusion degli Imagination, a Franco? Ma che ti dice la capoccia, dai, eh? Just an Illusion 1982! Wow! Vai, L! Lionel Richie, All Night Long, il pop, il reggae, la musica americana, Lionel Richie, vai, andiamo a cannone fino alla fine, non gli da retta a Franco, via! E la Madonna, la sentite la Madonna, la sentite? La vedete? La vedete? La vedete? Direttamente dall'Abruzzo la signora Ciccone, presente in sala, è la regina del pop. Che te ne vai, Fra? Meno male, va, una bella notizia. Te ne va, Franco? Salutiamolo, eh? Vabbè, ho perso la scommessa. Paola, vieni qua. Vieni qua. Vabbè, allora.
Fate un applauso al DJ Tony Cortese. Fate un applauso, Tony. Fate un applauso soprattutto alle Vintage Angels, perché ci hanno messo 1:40 per venire in studio, 1:50 per andare via, e hanno fatto una performance di 5 minuti. Fate un applauso. Ci vuole il coraggio loro e il mio soprattutto, no? Vabbè. Però vi faccio una minaccia. A fine trasmissione rivengo qui e spacco tutto, è giusto Paola? Ok? Giusto! Sulla mano, dottor Vintage! Giusto. Ci vediamo alla seconda parte! Ci salutiamo con Enola Gay! Grazie Paola, la fatica a lavorare con te Paola! Allora ricordiamo però, ti stiamo seguendo su Rai 2 con Paradise, con Pascal Vice Domini, che salutiamo! Sì, salutiamo Pascal! C'è e poi un colpetto di culo, diciamo, si dice così, ma no? Si dice Pascal anche così al Capri Hollywood, a Capri facevo, certo, il capodanno, e tu stai bene al mio programma. Infatti, Paradise, 12 puntate con lui, stai benissimo, sì, perché grazie. Sei molto molto preparato, ti seguo molto volentieri, ti voglio bene. E poi il film TikTok con Avenger, ecco, è uscito giovedì, appunto, a Napoli, al cinema, Festival Cinema di Napoli. TikTok, andatelo a vedere, TikTok, sì. E c'è anche il dottor Vintage, c'è soprattutto il dottor Vintage. Grazie. Sulle mani, ci vediamo dopo.